Tu pensi davvero che parlerò solo del valzer? Non mi conosci abbastanza. Come sempre, prima di iniziare, ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link alle fonti per questo video e ai miei social. E se ti va, puoi sempre iscriverti al canale, condividere, commentare, così mi aiuti a mandare avanti la baracca. Ora possiamo cominciare. Cominciamo da una danza che apparentemente non c'entra niente. La tipica danza bavarese e tirolese, ballata solo dagli uomini inizialmente, che si chiama Schuhplattler e tradotto significa battitore di scarpe. Ed è quella danza con battute di mani sulle gambe e sulle scarpe mentre si salta, si gira, si fa lo yodel o ci si prende a schiaffi. Si pensa che in origine fosse una forma di corteggiamento chiamata Balztanz, un po' curiosa come forma di corteggiamento. Questa danza fu descritta da un monaco in un poema nel 1050. E siccome ci furono molte danze simili che venivano ballate senza regole, per mettere un po' di ordine, istituirono un regolamento nel 1850. Ci hanno messo solo 800 anni per farlo, ok? Oggi anche le donne possono ballare lo Schuhplattler, ed esistono delle varianti, come quello delle panche, in cui si balla attorno sopra a delle panche e bisogna batterle a ritmo di musica. Oppure quello dei boscaioli, dove i ballerini ballano attorno a dei tronchi per poi tagliarli sempre a ritmo di musica. E poi c'è quello del mulino, in cui un danzatore è circondato da altri tre e costituisce il perno del mulino, attorno al quale girano le pale. Il tutto ovviamente battendo le mani su gambe e scarpe. Perché ho voluto parlare di questa danza impronunciabile? Perché simile allo Schuhplattler c'è il Landler, una danza popolare tipica dell'Austria, della Svizzera tedesca e delle regioni meridionali tedesche, della fine del XVIII secolo. È un ballo di coppia accompagnato da strumenti o dal canto, e secondo alcuni studiosi il Landler è l'antenato del valzer. Ed eccoci finalmente giunti all'argomento clou del video. Il valzer, conosciuto anche come valzer viennese, nacque in Germania e Austria tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. La parola valzer deriva da valzen, che significa girare. Ed era il ballo del popolo, perché nelle feste aristocratiche si ballava un ballo rigido e formale chiamato minuetto, in quanto tutti erano scandalizzati dal valzer, perché si ballava in coppia, a stretto contatto con qualcun altro, in una sorta di abbraccio, e soprattutto, mentre si facevano le giravolte, alle damigelle si vedevano le caviglie. No, assurdo. Finiamola qua. Nonostante queste assurdità incredibili, il valzer spopolò in Europa e divenne popolare anche nell'aristocrazia grazie alle opere di Johann Strauss, padre e figlio, a Maria Antonietta che diffuse il valzer nella corte francese e infine al congresso di Vienna, che all'inizio del XIX secolo disse: ma sì, dai, va bene ballare così, ma chi se ne frega. Ballate come cavolo vi pare. Oggi il valzer è una disciplina della danza sportiva e da esso sono nate alcune varianti. Leggo: il valzer romagnolo, che si balla nelle balere, il valzer argentino, meglio conosciuto come tango vals, che ne ho già parlato nel video sul tango, il valzer di Boston, che ha un arresto sul terzo tempo, il valzer francese, eseguito con passi rapidi in un'ininterrotta giravolta, il valzer del... no, il valzer del moscerino non conta. Il valzer musette, che si balla principalmente con l'accompagnamento musicale di una fisarmonica, ed è la fusione tra il valzer e la musetta, una danza di andamento moderato nata in Francia e diventata famosa nel Settecento. Spesso si alternava con la gavotta. Il suo nome deriva dalla cornamusa francese, lo strumento con cui si eseguiva la musica con la quale si ballava questa danza. E come ultima variante ho tenuto il valzer inglese o valzer lento. Nasce verso la fine dell'Ottocento, prendendo ispirazione dal Boston o Hesitation, un ballo statunitense composto da passi avanti, indietro e volteggi. Durante gli anni 20 veniva chiamato valzer diagonale e dopo i campionati mondiali di Londra del 1927 si cercò di standardizzare questo nuovo tipo di ballo da sala. È un ballo dai ritmi ovviamente lenti, come dice il nome, ed elegante. La postura dei ballerini è fondamentale per dare eleganza e armonia ai movimenti. I due ballerini devono toccarsi solo sulla parte superiore del corpo. Chi conduce decide tutto, anche la lunghezza dei passi. Caratteristiche del valzer lento sono l'elevazione e l'abbassamento, molto più accentuati rispetto ad altri balli. E comunque il valzer lo troviamo nei film Il Gattopardo, Sissi la Grande Imperatrice e Le Grand Ball. Fine! Grazie per aver guardato. Ricordati di condividere il video e noi ci vediamo alla prossima. Auf Wiedersehen!